È stata inaugurata sabato scorso a Marotta il nuovo centro sanitario della Croce Rossa Italiana. Una struttura di 450 metri quadri completa di servizi. Si parte infatti dalla reception, all'ambulatorio medico, alla palestra riabilitativa, agli spogliatoi e a una piscina riabilitativa, oltre alla sede vera e propria della Croce Rossa. Ma nei prossimi mesi sarà dedicata anche un'area all'azienda sanitaria locale. Un momento importante e partecipato a partire dagli oltre 200 volontari e dalle tante autorità intervenute. Sì, oggi inauguriamo una struttura importante, un nuovo centro sanitario con più servizi che sarà un presidio fondamentale per tutti i cittadini della provincia di Pesaro Urbino e non solo. La nostra amministrazione comunale ci ha creduto fortemente, anche le precedenti amministrazioni comunali, perché come sapete il comune di Mondolfo ha dato in concessione l'area alla Croce Rossa Italiana per 99 anni e un grazie da parte dell'amministrazione comunale a tutti coloro che si sono impegnati per la realizzazione dell'opera, in particolar modo all'attuale presidente del comitato locale della Croce Rossa Marotta Mondolfo, Luciano Seri, e al padre Marcello Seri, che sono battuti per anni per queste strutture. Subito dopo l'incontro al Palazzetto dello Sport, dove sono stati consegnati dei riconoscimenti ai volontari che hanno contribuito a far crescere la struttura, cittadini e autorità si sono spostati al nuovo centro sanitario per l'inaugurazione e la benedizione ufficiale dal Vescovo di Senigallia, Monsignor Francesco Manenti. Oggi andiamo ad inaugurare un centro sanitario che dovrebbe essere il fiore all'occhiello per tutta la collettività. Questo centro sanitario è fortemente voluto da tutta la cittadinanza, in primis con l'aiuto dell'amministrazione e di tutti i volontari, di tutti i cittadini e le ditte che lavorano nel nostro territorio. Il centro sanitario l'abbiamo voluto fortemente perché ci troviamo tutti i giorni con i più vulnerabili, persone sofferenti, del discorso della riabilitazione. Abbiamo una piscina riabilitativa con palestra riabilitativa. In questi due locali abbiamo la tecnologia più avanzata per la riabilitazione di persone disabili, ma anche di persone che subito un intervento devono fare riabilitazione. Poi abbiamo anche ambulatori annessi al discorso della cardiologia pediatrica, abbiamo ostetricia, abbiamo ginecologia e abbiamo affittato che dal 1 gennaio inizia l'area vasta 1, l'azienda sanitaria, il nuovo distretto.